Benvenuti a Terra Madre, ci sono venuti a trovare nello stand della Camera di Commercio Perino Vesco, Andrea Perino. D'Alesca. Allora, D'Alesca è la responsabile ricerca e sviluppo, Andrea è uno dei volti della panificazione di Torino. Iniziamo proprio da Andrea e ti chiedo, cosa ha portato come vantaggi aziendali far parte della rete Maestri del Gusto? Allora, i vantaggi... Parliamo dei Maestri del Gusto in primis, che è il progetto che ci piace, perché è un progetto che nasce dalla città di Torino, dalla Camera di Commercio, che unisce volti, competenze, persone che puntano comunque ad avere un prodotto buono, un prodotto di eccellenza. E i vantaggi per noi, più che per un business, lo vediamo come una collaborazione con persone che lavorano tutti in una stessa direzione per dare un prodotto buono, sano e soprattutto valorizzare un territorio che è quello di Torino e provincia, del Piemonte, comunque, che è molto importante per uno sviluppo futuro di quello che può essere un'economia sostenibile e valorizzazione ottima di un territorio straordinario, ecco. Quanto è importante invece l'aspetto della ricerca e sviluppo per una realtà di eccellenza, seppur piccola, seppur diciamo ancora a livello semi-artigianale? Secondo me è fondamentale, perché per crescere dobbiamo conoscere i prodotti e non possiamo mai smettere di imparare. Quindi come la nostra azienda, che ha il focus sulla qualità, è fondamentale imparare sempre e non smettere mai di cercare. Allora, io noto delle magliette, la maglietta felice è in tutti i negozi, sui social, l'ho vista, ma Andrea invece ha la maglietta di PAO, Panificatori Agricoli Urbani, quindi è l'esempio di un maestro del gusto che fa parte di una rete nazionale. Ci puoi parlare un po' del progetto PAO? Il progetto PAO è stata un'idea di qualche anno fa di Pasquale Polito, fondatore di Brisa, di Matteo Piffer di Trento, del Forno Moderno, e di Davide Longoni del Panificio Longoni di Milano. E i PAU nascono proprio per dare voce a quello che sono la filiera del grano, ai mugnai che lavorano con rispetto per l'ambiente in maniera completamente quasi biologica, addirittura qualche biodinamico, e danno veramente valore al territorio, valore al pane. Ecco perché si chiama Panificatori Agricoli Urbani. Dietro una pagnotta c'è il lavoro condiviso che deve essere riconosciuto in maniera giusta a queste persone, attori della filiera, ed è importantissimo per noi PAU sostenere tutta questa filiera per dare alle persone un prodotto giusto, un prodotto sostenibile, buono, e sono tantissimi giovani che si stanno avvicinando a questo progetto per noi importantissimo di divulgazione. Ho visto negli anni evolvere la Perino Vesco con un nuovo laboratorio al Gerbido, nuovi negozi che hanno affiancato quello storico di Via Cavour. Ci puoi spoilerare, tanto il capo non dice niente, ci puoi spoilerare un po' di progetti nuovi della Perino Vesco? Sì, in realtà stiamo rivedendo tutti i nostri processi per migliorare ancora di più la qualità. Volevamo sviluppare di più la pasticceria sui biscotti con meno zucchero, i prodotti vegani senza zucchero. Volevamo puntare più sulla salute e sviluppare un po' di più questo pezzo dell'azienda insieme a tutto il nostro pezzo di tradizione piemontese, che siamo forte e ci piace tanto. Perfetto, vi ringrazio, buona Terra Madre. Grazie a te, Dario, grazie a Camera di Commercio.